Sì. Ecco, mi sentite? Qua. L'hanno censurata, lei è partito con una bella parolaccia, me l'hanno censurata. Eccolo qua, Cabras. Le avevo chiesto di Djokovic. Ah, eccoci qua. Sì, che c'entra Djokovic con una misura che è unica in Europa. Non c'è nessun paese in Europa che adotti un Green Pass paragonabile a quello italiano. Tutti i paesi europei stanno modificando la loro idea. Però gli altri italiani lo esibiscono per fare mille attività quotidiane anche abbastanza essenziali. Il fatto che lei pensi di poter avere uno status diverso da tutti gli altri a me mi perplime. No, infatti non stiamo sollevando una questione per noi, stiamo sollevando una questione per 6 milioni e mezzo di persone che vivono nelle isole in Italia, che in questo momento, se non rispondono a una condizione arbitraria determinata dal governo, sono segregati nelle isole. Questo stiamo sollevando ed è un caso unico in Europa e nel mondo. Questo lo dovete tenere a mente, perché ieri Draghi, nel momento in cui è stato molto reticente su tante questioni, non ha risposto a un giornalista britannico, ma molto serio. Perché voi fate queste misure assurde e invece in Inghilterra stanno aprendo con risultati di gran lunga migliori, dei quali evidentemente Draghi non vuole rispondere? Sono sempre un po' delle fasi, posso dire, Cabras, perché ne ricordo che l'Inghilterra fino a un mese fa ci sembrava un disastro totale, diciamo, meno male che viviamo in Italia, quindi onestamente siamo in una fase molto complicata. No, ma io così, c'è un altro tema che però secondo me riguarda il suo ruolo di parlamentare, Cabras, la legalità, cioè lei può non essere d'accordo, ma finché esiste una regola nel nostro paese bisogna seguirla, perché con questo criterio c'è qualcuno che potrà dire che mettersi la cintura sicurezza, una grande fesseria e non se la mette, ma la multa la prende, cioè non so come dirle. Dobbiamo nella convivenza civile trovare un punto in cui le regole valgono per tutti. Non c'entra niente, i vaccinati e non vaccinati si contagiano in egual modo e lo dicono tutti i dati dell'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi non grave. Tempi. E in base a questo dato è impossibile fare una distinzione sul fatto e una che i non vaccinati hanno 25 volte le possibilità che ha un vaccinato come me di finire terapia intensiva, è perché sennò diciamo sempre le stesse cose. È un'altra questione che riguarda soprattutto le persone anziane, che non significa niente dal punto di vista dei contagi e delle ragioni che sono alla base del Green Pass italiota, che è una misura assurda che altri paesi non vogliono più seguire. Scusi, la Cabras, Spagna, ma lei è vaccinato e fa una battaglia di principio? Condizione migliore. Scusi, Cabras, lei è vaccinato e fa una battaglia di principio e non è vaccinato? Lei che tipo di anticoncezionali usa? Questi non sono fatti. Sono domande sulla salute. Ma che sulla... c'entra? Ma che mi sta dicendo? Ma lei che le frega i concezionali che uso io? La privacy è un bene superiore sulla sua vita. E dovete smetterla di molestare i cittadini. C'è impatto sulla mia. Ma che sta dicendo? Molestare i cittadini. Ma veramente? Ma certo. Io dico che state molestando i cittadini con questa idea della privacy che non conta più nulla in materia di sanità. La sanità è un tema che state eletto che in una lista del Movimento 5 Stelle, che parlavate al paese con cui dovevate essere in trasparenza, che i parlamentari sono come gli altri cittadini, e ora viene qua a fare l'esempio della privacy. Ci dica che non è vaccinato, punto. E io spero, guardi, spero che lei esiste abbia lasciato dritto la in caso di contagio, si faccia curare a sue spese e non per un motivo di sanità pubblica o di demagogia dei soldi, ma perché, le ripeto, il problema non è contagiarsi, il problema è che finiscono in terapia intensiva, occupano posti letto che potrebbero essere occupati per altri. Non è una misura coercitiva e mi scusi, ma chi se ne frega degli altri paesi? Il punto è fare le cose bene. Cioè, ci avete spiegato per anni che rincorrevamo l'Europa brutta e cattiva, perché la pandemia è un fenomeno mondiale, Io sono è un fenomeno che è stato gestito molto meglio da altri paesi. Perché il tema, è che il vaccino salva la vita. Se siamo d'accordo su questo, poi andiamo avanti su tutto il resto. Allora, scusate, una cosa alla volta. Non siamo d'accordo su punto primo, Cabras, punto primo. Mi ha detto una cosa importante, Furfaro. Siete nati contro la casta e adesso fate una battaglia da casta, perché esiste tutto il resto dei normali italiani che le regole le devono seguire. Abbiamo fatto una battaglia per la popolazione.
Seconda cosa, mi non scusi. Non mi pare che il centro dell'argomento sia la questione della casta. Il centro dell'argomento è la popolazione italiana che è sottoposta a una vessazione, a una molestia continua su basi scientifiche sbagliate, perché il signor Draghi aveva promesso che si poteva molestia. Stare fra persone non contagiose. I italiani le stanno detto, spiegando che stanno richiudendo reparti, che ci sono dei malati oncologici che non si operano, perché cosa. Le terapie intensive tutti sono piene zeppe. Ma queste cose le ascoltano? No, lei. Non contagiati è questa. Vabbè, vado in pubblicità, torniamo subito. Vabbè, scusate la pubblicità, ma torniamo subito.